Una mostra magnifica che coniuga il Duomo con Leonardo nel Cinquecentesimo della Morte. Esattamente, questo è proprio l'ordine scelto giusto, e questa mostra dice come la fabbrica con il suo Duomo può diventare un centro di propagazione di una cultura plurisecolare, appunto 632 anni da quando esistiamo, nel senso che abbiamo un baricentro che è il Duomo, e da questo possiamo trarre tutta la modernità e la contemporaneità che di volta in volta può accadere. E come abbiamo fatto per Fontana lo scorso anno, così quest'anno lo facciamo nel quinto centenario della morte di Leonardo. Leonardo, mi scuso con Leonardo, non è il centro. Leonardo è un raggio di quella cultura che il Duomo ha attratto a sé. E tanto è vero che è secondo rispetto al Duomo che la veneranda fabbrica l'ha messo da parte. Lui se n'è andato via col suo modellino un po' arrabbiato, capisco anche, ma il Duomo ha la sua storia e noi vogliamo soprattutto sottolineare questa storia unitaria. Oltretutto dei fogli del Codice Atlantico provengono dalla Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, questo indica anche una sinergia fra questi due grandi scrigni meravigliosi della città di Milano? Io la penso proprio così, cioè è una prima volta, ma non sarà certo l'ultima, in cui la veneranda fabbrica e la veneranda biblioteca collaborano per una propria iniziativa. È il modo migliore per valorizzare reciprocamente tutte le altre nostre istituzioni che la storia ci mette tra le mani come tesoro comune.